Buon pomeriggio, oggi facciamo questi. L'avete. Ma mi scivola, un aiuto. L'avete riconosciuti? Io li ho cotti 2 minuti fa. Vediamo se filano. Me la ricordate come faceva quella cosa lì che tu premevi e usciva di fuori tutto? No, non esce, non esce. Però vi faccio vedere, adesso li apro. Ecco, qui c'è la nostra provola. Si è un po' raffreddato, però c'è la nostra provola e il nostro pomodoro. Ecco, adesso li facciamo insieme queste meraviglie in versione calabrese, perché quella classica potete comprarvela al supermercato. Però vi faccio vedere questa ricetta facilissima. Io apro il computer stavolta e vediamo e leggiamo insieme. A voi leggo in diretta, in tempo reale, i commenti. Un secondo solo, eccomi qua, così leggo tutti i commenti che mi arrivano, tutto quello che mi scrivete. Allora, per fare questi sofficetti, per non chiamarli uguali, abbiamo bisogno di 400 ml di latte, eccolo, 200 g di farina 00, 15 grammi di burro oppure di olio, ma io vi consiglio di utilizzare il burro, e un cucchiaino scarso di sale. In più, qualche utensile che vi servirà sarà questo, che se non sapete dove trovarlo, vi scrivetelo nei commenti, così vi commento con il link per l'acquisto diretto. E poi questo per aiutarsi a raffreddare l'impasto, perché vi spiegherò perché deve essere caldo. E poi questo per stenderlo. Allora, siete già in tantissimi, grazie. Se vi piace la diretta, condividetela con i vostri amici e soprattutto se vi va di sostenerci, premete in basso l'icona con la stellina e inviateci stelline. Per ogni stellina che invierete, Facebook ci invierà a noi 1 centesimo di dollaro. Allora, e nel frattempo saluto mia zia Flavia, chissà se mia madre si collega, ma anche perché domani deve venire ad aiutarmi a pulire. E saluto anche Lidia. Allora, iniziamo subito con la preparazione. Io prendo la pentola e butto dentro il latte, 400 ml di latte, che metto a posto il contenitore, il burro, 15 grammi di burro oppure olio, ma io vi consiglio di utilizzare burro. E in più un cucchiaino di sale scarso. Nelle prove io addirittura non l'ho messo il sale, perché poi ho messo un po' di sapore in più al ripieno. Il ripieno sarà fatto di tante cose. Allora, io adesso questo lo metto sul fornello, accendo il gas. Ok, vi sposto qui il telefono sul fornello, così vi faccio vedere quello che succede, perché adesso, una volta che il latte inizierà a bollire, dovremo versare velocemente la farina, girarlo, far agglomerare tutto quanto e poi farlo raffreddare. E nel frattempo ringrazio Andrea per averci inviato 50 stelline, grazie mille. Grazie, ciao David, dagli Stati Uniti. Grazie Modestina, buona preparazione. Avete visto che ho tagliato la zazzara finalmente? Che meraviglia, mi sono sentito 10 kg in meno, almeno per i capelli. Grazie agli amici di Officinalis, a Jenny, a Carmine e a Mirko. Ecco, allora. Ho messo il fuoco al massimo perché così, non so, lo vedete, vero? Perché così ci sbrighiamo prima. Il fuoco al massimo con 400 ml di burro, scusa, 400 ml di latte, 15 grammi di burro e un cucchiaino scarso di sale. Ciao Natascia, ciao Isabella, sei collegata? Chi è Paola DF? Ah, Paola, la mamma di Marica. Sì, ciao Marica, ciao mamma di Paola di Marica. Paola, mamma di Marica. Ciao Assunta.
Ciao Carmine da Verona. Ciao a tutti quelli che si sono collegati, grazie mille, siete numerosi anche oggi. Stiamo preparando i soffricetti, una cosa simile, in versione calabrese. Li farciremo con tante cose calabresi come la provola, come i broccoli e la salsiccia e per chi vuole, per i più classici, anche pomodoro e mozzarella. Altrimenti anche con la cioccolata. Flavia, poi ti faccio un tutorial su come mandare le stelline. Però io adesso devo abbassare qua il fuoco perché ho paura di farlo bruciare. Dobbiamo aspettare che inizi a bollire il latte. Appena inizia a bollire il latte, verseremo immediatamente la farina. La farina che sono, ecco, l'ho scritto in là, c'è il gobbo, 200 grammi di farina. Quindi nel caso vogliate aumentare la dose, magari siete di più, raddoppiatelo, quindi 400 grammi di farina e 800 grammi di ml di latte. A proposito, devo ringraziare Angela Persia, mia amica, che mi ha suggerito questa ricetta, me l'ha inviata dal suo ricettario tutto glitterato. Allora, nel frattempo che si aspetta, qua il coso, il latte è quasi arrivato a ebollizione. Guardatelo con attenzione, poi vi sposto ancora di più l'inquadratura di qua. Così vedete meglio, perché una volta che il latte inizia a bollire, dobbiamo buttare velocemente la farina, girare e spegnere il gas. Io mi devo prendere un guanto perché altrimenti mi brucio perché devo tenere ferma la pentola. Ci siamo quasi, sta quasi per bollire, vedete? Si vede qualcosa? Ciao dal Belgio, ecco, sta bollendo, che paura. Che chiudo, butto tutta la farina e giro, inizio a girare energicamente, proprio velocemente. E l'impasto sta iniziando a diventare, guardate, una sorta di pastella gelatinosa, proprio che è un diciamo fenomeno che si chiama gelatinificazione, lo stesso che si utilizza per la pasta dei bignè. Io adesso continuo a dare un'altra girata e dopo lo butterò in una pentola, di nuovo in quella forma, in quella bacinella. Grazie Andrea che ha inviato 50 stelline. Bene, grazie a tutti. Siamo arrivati a 100 stelline e ogni stellina che ci invierete Facebook ci invierà un centesimo di dollaro. E adesso ci rispostiamo di là perché vi faccio vedere come raffreddare l'impasto, perché adesso l'impasto è bollente, è molto bollente, quindi lo dobbiamo far raffreddare. Ok? Quindi, bacinella, ciotola, butto dentro l'impasto. Ecco qua. È molto grumoso l'impasto, non vi preoccupate, non va nemmeno setacciato, non abbiate paura che magari non viene bene, perché è normale, perché ancora dobbiamo continuare a impastarlo. Nel frattempo che un po' si raffredda, perché poi lo passeremo con questa spatola per allargarlo e farlo raffreddare completamente, io vi faccio vedere gli ingredienti che utilizzeremo per farcirli. E sono pomodoro, faremo quelli classici con pomodoro, tolgo la pellicola così vi faccio vedere, potevo farlo prima, però io sono un bracchiato. Pomodoro, ok, e poi la provola che sarà l'ingrediente principale di tutti quanti i nostri sofficetti. Poi li faremo con broccoli e salsiccia tagliati fini fini. Adesso ripetiamo la ricetta, Caterina. Adesso ripeto la ricetta. Ah, ho dimenticato una. Ah, no, è qua. Poi li farciremo anche con ricotta. E l'anduja che l'ho dimenticata nel frigo, adesso la prendo. Dov'è l'anduja? Eccola l'anduja.
quindi gli ultimi sono ricotta e nduja. Eccola la nduja. Grazie Andrea per aver inviato altre 50 stelline. Ok, quindi vi faccio un riepilogo veloce veloce. Ah no, c'è anche questa, c'è anche questa. Io utilizzo invece della classica crema di nocciole, diciamo, utilizzo questa della Coop che mi piace molto di più. Allora, ti ripeto la ricetta per Caterina. Dobbiamo utilizzare 400 ml di latte, poi 200 g di farina 00, 15 g di burro, un cucchiaino scarso di sale. Li mettiamo prima il composto con la farina e il latte, lo mettiamo a bollire. Non appena inizia a bollire, spegniamo subito immediatamente il fuoco e ci versiamo dentro la farina. Poi, una volta versata la farina, giriamo, diamo una girata approssimativa fino a quando non inizierà a diventare un composto gelatinoso, diciamo, cioè ha una consistenza strana. E poi lo metteremo di nuovo nella ciotola e faremo questo passaggio. Lo vedete? Non so se vedete bene. Vedete, io lo allargo e lo, diciamo, tagliuzzo, perché così si raffredda un po' prima, perché l'impasto è molto 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 caldo. Poi li farciremo oggi con un po' di prodotti tipici calabresi, ok? Anna, sì, le stelline si inviano premendo sull'icona a forma di stella che tu dovresti trovare qui sotto. Grazie. Grazie a tutti per le stelline che avete inviato, abbiamo raccolto 150 stelline che equivalgono a $1.50. Non sono tantissimi forse per voi, ma per voi vogliono dire qualcosa, perché comunque sono un sostegno, è un segno, diciamo, di gratitudine per tutte le attività che svolgiamo ogni giorno, perché come vedete noi cerchiamo di puntare su contenuti di qualità, roba interessante, insomma. Antonella, sto preparando i sofficiotti, diciamo, sofficini veramente, però fatti in casa con ingredienti calabresi. Allora, diciamo che bene o male è malneabile, riesco senza ostinarmi, va bene. Quindi io prendo un po' di farina, spolvero il piano, ma giusto un po', per non farla attaccare, perché ho questo piano in legno. Ci verso questa cosa gelatinosa che abbiamo ottenuto, questo impasto gelatinoso che abbiamo ottenuto, e lo inizio a impastare. È un po' caldo, quindi dovete avere un po' le mani ignifughe, però diciamo che per la famosità questo è altro. Nel frattempo ringrazio Francesca Scalise che ha inviato altre 50 stelline, Carla che si è connessa, ciao Carla. È ancora molto caldo l'impasto, noi dovremmo aspettare che si raffreddi, però diciamo che qualcosa riusciamo a ottenerla anche così. Vedete, io lo giro, ci faccio giusto qualche girata perché l'impasto è molto molto gelatinoso. Ok, sì Antonella, resta registrata, guardate, ecco, sembra un po' come si chiamano quelle cose che i bambini comprano in edicola, come si chiama? Che lo usa sempre Follettina. La diretta rimane registrata, non vi preoccupate, ma adesso se rimanete connessi la ripeto. Io adesso stendo la pasta. Devo utilizzare un po' più di farina, ancora calda, quindi spero di non fare qualche guaio. Dobbiamo stendere una sfoglia di circa 3 cm. Ecco, è ancora calda purtroppo, ancora molto calda. Dovevo farla prima, però va bene, ce la faremo. Vedete bene oppure zoom? Sì, esatto, mia madre si è collegata, ciao, ma sembra plastichina.
Fa molto caldo oggi, molto più caldo di quando ho fatto le prove l'altro giorno, perché io faccio le prove il giorno prima, perché queste ricette non le faccio, e diciamo, io non sono un cuoco, quindi sperimento insieme a voi e facciamo cose nuove insieme. Abbiamo fatto cose nuove insieme in questa quarantena, penso che questo sia l'ultimo appuntamento che ci diamo in quarantena. Non piangete, però. Ritorneremo presto con nuove dirette. Ora possiamo un po' uscire facendo attenzione. Diciamo che penso che ci siamo quasi. Grazie Roberta che dice che si vede bene, perfetto. Mi raccomando, usate poca farina. Io non sto usando tanta perché ancora purtroppo ancora l'impasto è caldo. Sale Roberta, sale giusto un cucchiaino scarso perché poi andare nella farcitura. Guardate, io utilizzo questa forma per i ravioli. Se volete sapere dove si può comprare, scrivetemelo nei commenti così vi mando il link direttamente. Grazie a Anna Maria, grazie Andrea, grazie Giuseppina. Giuseppina, perché piangi? Eh no, piangi perché non ci sono più. Io adesso comincio a fare i dischetti. Primo dischetto. Ecco, preciso, e lo metto da parte, sempre con questa formina. Secondo dischetto. Lo metto da parte. Ma penso che con questa ricetta ci verranno circa 10 dischetti, quindi. Io ho fatto roba qua per un esercito, dopo la mangio. No, Ivano, non sono di Badolato, sto a Rende. A Rende. Ok, adesso questo qui lo riutilizzo. Poi lo reimpasto. Veloce. Ok, qui c'è Patrizio che dice ad Angela Maria sei bellissima, quindi c'è un corteggiamento in corso. Io non mi chiamo Angela Maria, quindi presumo che sia qualcuno nei commenti. Ho ripreso l'altra pasta e la stendo di nuovo. Faccio attenzione a utilizzare abbastanza farina per non farla attaccare né al mattarello e nemmeno al piano. Fra poco devo mettere l'olio. Vabbè, prima faremo tutte le formine. E poi Anna Maria, mi dispiace non vedi le stelline. Non vedi, prova ad aggiornare l'applicazione di Facebook e poi dopo a ritornare a questo video. Ma dopo la diretta, non ti preoccupare, puoi farlo anche dopo. Ok, quindi ho sbagliato verso. Ecco qua, un altro dischetto, preciso, perfetto. Altro dischetto. No, ho sbagliato. Faccio l'ultimo veloce, 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 veloce. Facciamo l'ultima forma. Sì, Giuseppina, si può utilizzare anche basta che sia abbastanza grande, almeno 12 centimetri. Nel frattempo qualcun altro ha mandato Francesco, ha mandato altre 50 stelline. Grazie mille, Francesco. Sì, domenica utilizzo troppa farina perché l'impasto ancora purtroppo è molto caldo, doveva raffreddarsi un attimo. E si appiccica purtroppo al ripiano. Purtroppo mi si appiccica al ripiano se non utilizzo abbastanza farina, guarda. Ecco qua. Riusciamo a farne due. Più tardi scrivetecelo se avete bisogno del link per prendere la formina, così vi metteremo il link nei commenti. Qua riusciamo a ricavarlo un altro, altrimenti mi fermo. Wow, proprio striminzito, striminzito. Questo è l'ultimo chilo d'aprica, diciamo.
Oh, quante stelline! Antonella, 50 stelline, grazie mille. Allora, vedete le formine? Allora, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diciamo che ce ne vengono 9, 10, come avevo detto prima, perché se continua a stendere questo ce ne vengono ancora. Dobbiamo preparare l'occorrente per girarli dopo, perché dopo dobbiamo girarli nell'uovo e nel pan grattato. Quindi adesso prendo due uova, probabilmente ne servirà anche soltanto uno. Due uova, di solito mi si rompono alla perfezione, oggi ho fatto un danno, quindi uno e due. Sciacquo un po' le mani che si sono zivate, diciamo. Prendo una forchetta. Questo ci servirà per impanarli, un'impanatura, perché dopo che li abbiamo riempiti vanno subito impanati. Prendo, dov'è il pan grattato? Ecco qua, messo qua il pan grattato. Non lo utilizzo tutto perché magari dopo mi può servire. Perfetto. Quindi, l'occorrente per l'impanatura è pronta, adesso li facciamo. Faccio un po' di spazio in più, metto da parte questo. Allora, mi giro dall'altro lato, prendo il primo disco. Primo, come lo facciamo? Ah, devo fare un'altra cosa, io mi dimentico i pezzi, scusate. Una cosa importantissima, perché se non bagnate i bordi, se non bagnate i bordi vi si apriranno. Quindi prendiamo, che ne so, un po' di ricotta. Grazie Johnny, 50 stelline! Grazie mille a tutti. Prendo un po' di ricotta e la metto nell'anduja. Potete mettere quello che volete, potete sbizzarrirvi a fare quello che volete. Però ricordatevi di non, devo prendere una forchetta forse, di non preparare impasti troppo liquidi, perché altrimenti si rilassano un po'. Io utilizzerò la polpa di pomodoro, però cercando di scolarla un po'. Questa anduja è un po' troppo densa. Faccio, mi conviene prepararlo prima il composto. Ok. Ah, ciao Mirko da San Fili, qua vicino, qua dietro. Allora, prendo il primo ripieno, un po' di 'nduja e di ricotta. Non esagerate con il ripieno, perché altrimenti magari rischiate di farli aprire. Ci mettiamo un altro po' di ricotta. Mi conviene di mischiarlo il ripieno e di non di mischiarlo e di non mischiarlo qua dentro, perché altrimenti rischiate poi di bucarli, di romperli. Sto cospargendo d'acqua ai bordi e poi li chiudo facendo pressione, ma non troppa. Ecco qua, adesso abbiamo fatto il primo. Ecco il primo. Guardate, perfetto. Io li metto tutti quanti qua. Adesso il prossimo lo riempio con che cosa? Che cosa ho scritto qua? Quindi, pomodoro e provola. Prendiamo un altro coso, un altro che non ce l'ho. Allora, utilizzo questo. Speriamo bene. Mettiamo un po' di provola, una pochina, e un pochino di polpa di pomodoro, cercando di rimanere asciutti.
altrimenti rischiate di farlo bucare. Io sto facendo un grande errore perché altrimenti perché dovevo fare il composto, dovevo farlo, dovevo prepararlo, non dovevo diciamo buttarlo così, anche perché va spalmato. Va spalmata all'interno, perché altrimenti rischiate di farlo bucare. Infatti vediamo se si buca stavolta, speriamo bene, speriamo di no. Eccolo! Un altro! Perfetto. Adesso riempiamo velocemente gli altri. Quest'altro lo riempiamo con... non mi piace questo dischetto. Lo riempiamo con broccoli e salsiccia. Prendo un cucchiaino, mi aiuto con un cucchiaino per questo. Mi conviene preparare il composto prima. Adesso, visto che siamo in diretta, io sono un po' una ronzone. Si vede bene? Sì, Palmira dice che lo cucina, infatti io lo preferisco, diciamo, crudo. Tagliate qui la salsiccia a pezzettini piccoli piccoli una volta cotta. Ci mettiamo broccoli, salsiccia e un po' di provola. Bagniamo i bordi. Bordi molto bagnati perché altrimenti poi se avete un pennellino utilizzate un pennellino, io non ce l'ho purtroppo, perché se non bagnate bene i bordi rischiate di farli aprire. E chiudiamo. Chiudiamo stringendo ma non troppo perché altrimenti rischiate di tagliarli. Ok, anche questo è pronto. Ne abbiamo fatto tre. Adesso facciamo quello dolce. Facciamo quello dolce. Facciamo quello dolce con la cioccolata. Quello dolce con la cioccolata, attenzione perché non va poi impanato, ma poi dopo successivamente verseremo sopra dello zucchero a velo. Quindi prendiamo un cucchiaino, non un cucchiaino, è un po' troppo, un cucchiaino di cioccolata. Utilizzo questa perché è buona, perché c'è lo zucchero di canna. Ecco qua, al centro, nel cuore proprio. Che state scrivendo? Si è bloccato il video? Raga, si vede il video? Si vede bene? Io lo sto vedendo bene qua. Ok, quindi questa con il cioccolato. Beh, fra poco io direi che inizio a fare l'olio e chiudo. Perfetto. Beh, un altro come lo facciamo? Quindi questo qui me lo metto da parte qua, perché altrimenti mi confondo, lo metto separato. Un altro come lo facciamo? Ditemi come lo faccio, qual è il vostro preferito? Qual è il vostro preferito? Ne facciamo un altro con l'anduja. Al centro, l'anduja per ammorbidirla andrebbe un po' riscaldata, ma siamo qui, siamo tra noi, arronziamo un pochino. Ne metto un altro po' perché altrimenti mi pare un po' troppo poco. Bagno i bordi. Fra poco metteremo il link a chi commenta. Invieremo il link direttamente per l'acquisto, così non ve lo perderete. Così potete acquistare questo prodotto. Ora mi avvicino, guardate. Vedete? L'ho riempito con duia. Adesso lo chiudo. Premo. Leggermente, non esagerando. Ecco qua. Ed è pronto. Guardate. Ne facciamo un altro con il pomodoro. Chi è che me l'ha chiesto con il pomodoro? Quello di preferito di Andrea è con la salsiccia. Allora ne facciamo un altro. Uno con il pomodoro e un altro con la salsiccia. Quindi questo lo facciamo con il pomodoro. Pomodoro. Prendiamo un po' di provola. Vi consiglio di prepararvi il composto di provola e pomodoro insieme, mischiato. Io visto che non voglio... Non è un peccato sprecare gli ingredienti. Visto che qua rimarrà tanta roba, poi magari farò un po' di riciclo creativo con un po' di pasta, tipo. Ok, ci metto un po' di pomodoro, bagno i bordi e
Pomodoro, prima ci ho messo un po' di origano, ovviamente, e un po' di sale. Caterina dice che stasera assembramento da me. No, assembramenti niente, per favore. Ancora niente, assembramenti non concessi. Ecco, e chiudo. Chiudo ed è fatto un altro. Bene. Che ora è? Da quanto tempo siamo in diretta? Scusate, che qua non me lo dice. Adesso ne facciamo un altro broccoli e salsiccia. Vabbè, rimangono 3 dischetti. Dai, facciamoli tutti. Facciamone uno broccoli e salsiccia. Velocemente, vai con le mani, te. Proprio grezzo. Broccoli e salsiccia è un po' di provola. Non esagerate perché altrimenti poi vi scoppia. Ah, per fortuna a me non è successo, però magari adesso li andiamo a friggere, adesso li friggiamo, fra qualche istante li friggeremo e magari potrebbe succedere proprio il patatrack, diciamo. Ok, bagno i bordi e chiudo. Quindi diciamo che ne ho fatto due per ogni gusto, due per ogni tipo, vero? Correggetemi se sbaglio. Adesso ne faccio un altro con la cioccolata. Dai, facciamo che chi dona più stelline, proprio chi dona 1.000 stelline lo faccio venire qua a casa mia a mangiare insieme, a farci una cena insieme. Vediamo se qualcuno donerà 1.000 stelline, vediamo. Facciamo una bella pizzata, facciamo una bella serata con queste cose. Lucia dice mettere l'anduja con i broccoli. Adesso lo facciamo, che ne è rimasto giusto uno, Lucia. Ok, quindi questo è un altro dolce, lo mettiamo qua. Quindi Lucia dice anduja con broccoli, però purtroppo è un po' deforme, ma ce la dovremmo fare. Quindi prendo broccoli, soltanto broccoli, magari mi scarto i broccoli. Broccoli. Anduja e ricotta, quindi a questo punto. Quindi nduja, ricotta e broccoli. Fantastico. Voi ovviamente a casa potete sbizzarrirvi con quello che volete, non c'è limite proprio a quello che potete fare. Io metto da parte gli ingredienti perché li abbiamo fatti tutti, adesso li dobbiamo imparare e friggere. Mi devo prendere il recipiente che ho dimenticato, io qualcosa la devo dimenticare sempre. Ok, prendo una bella pirofila. Prendo una padella, la poggio qui con olio di girasole. Un attimo che è un po' bagnata perché l'ho lavata poco fa. E che vedi, magari succede la guerra mondiale con gli schizzi di acqua. Riempio di olio, mi sa che ce ne vuole ancora. Olio di semi di girasole. Ci mettiamo questo qua. Perfetto. Voi potete, se volete, potete farne quanti volete, quanti vorrete, e poi li potete surgelare. Io quelli che ho fatto vedere all'inizio della diretta erano surgelati, ho fatto le prove e li ho surgelati. Ma che rimbambito, ho dimenticato di chiudere questo. Ho dimenticato di chiudere l'ultimo. L'ultimo con la provola, l'anduja e la ricotta. Prendo l'acqua dal bicchiere che ho messo da parte un attimo. E lo chiudo, questo è l'ultimo, questo è un po' troppo pieno, vediamo. Beatrice, sì, possono essere cotti anche al forno, ti ringrazio innanzitutto per averci inviato 50 stelline, grazie mille. Possono essere cotti anche al forno, li mettete in una pirofila, mettete un filo di olio e li mettete nel forno a 180 gradi, mi pare per circa 20 minuti. Adesso li impaniamo, quindi faccio un passaggio nell'uovo, si vede? Un passaggio nel pangrattato, leggero leggero. Ecco qua. E via. Il primo è fatto, facciamo velocemente, ma proprio molto velocemente il secondo. Toccatelo con delicatezza perché
Io c'ho ansia. C'è molta ansia che si aprono. Nelle prove è andato tutto bene, però non si sa mai. Sai che c'è? Che a volte capita che all'occhio maligno ci credete voi. Alfredo si è collegato e mi ha inviato 50 stelline. No, 100, 100 stelline, grazie. Beh, ti devo invitare, Alfredo. L'altro giorno mi ha regalato, mi ha inviato tantissime, ci ha riempito di stelline. Io dovrei usare la forchetta, dovrei usare i mestoli qua per non fare tutto sto casino con le mani, però io sono grezzo un po' come molti. Ah, ok, infatti Rosy dice meglio se fai farina, pan grattato e uovo. Io quello lo faccio per le cotolette, lo sai, perché altrimenti mi si stacca il pan grattato all'uovo, vero? Un attimo che qua sto, io sto facendo un casino, sto facendo proprio un casino. Ovviamente ogni... Ecco, infatti, questo l'ho fatto rompere. Perfetto. Uno l'ho rotto. Uno mi si è rotto. Passa nel pan grattato. Grazie per le stelline che mi state inviando, grazie mille. Beh, visto che state mandando così tante stelline, la prossima volta faccio un'altra diretta, diciamo, nel senso mi invogliate e mi sostenete così tanto che non posso fermarmi e tirarmi indietro e non fare un'altra bella diretta. Magari la facciamo in un posto pubblico, così potete anche raggiungermi e stiamo insieme, speriamo, siamo presto, ovviamente a debita distanza. Questo è l'ultimo da impanare, l'ultimissimo. Adesso andiamo a friggere. Devo accendere l'olio. Dove fate senza accendere l'olio? Vabbè, io accendo l'olio e vi ripeto la ricetta. Qua mi sa che l'ho rotto. Io spero di non aver rotto niente. Sto facendo un po' un bel arrunzo. Quindi qua io l'ho impanati. Meno male. Devo accendere l'olio. Accendo l'olio. Nel frattempo che si rifà l'olio, che si riscalda l'olio, io vi spiego di nuovo velocemente la ricetta, leggiamo un po' qualche commento insieme. Grazie mille, siete in tantissimi anche oggi, mi fa veramente molto molto piacere, ci teniamo un po' di compagnia insieme. Allora, Adalgisa sì, controlla l'olio, mezz'ora, ah, siamo in diretta da mezz'ora, bene, ci siamo sbrigati, stati molto sbrigativi. Questi sono quelli che ho impanato, scusatemi, ma la mia impanatura non è tanto precisa, non è stata tanto perfetta. Perdonatemi, sono un po' sgorbi, però non vi preoccupate che fritto viene tutto quanto bello. Quindi questi sono i nostri risultati finali, questo è quello salato, questo è quello salato, ecco, questo è quello salato e questi due invece sono quelli dolci. Quelli dolci che inizieremo a friggere per primi perché altrimenti l'olio poi si riempie di queste cosine del pane dell'impanatura. Io purtroppo qua ho fatto un guaio, guardate, una tragedia. Si è rotto. Vediamo se riusciamo a sistemarlo. Questo qui per ultimo facciamo un esperimento. Io provo perché l'altra volta mi era successo che l'ho bucato per sbaglio. E poi però impanandolo con l'impanatura non si è più aperto, si è chiuso, si è sigillato definitivamente. Sarà stato l'olio insieme al pan grattato, io ne uso una quantità industriale. Grazie Rosy. Ovviamente voi preparateli anche a casa e mandatemi le foto come fate sempre perché sono felice e poi magari se riesco li pubblico. Vediamo l'olio. L'olio ancora ci vuole un po' per controllare l'olio. Ah, ecco, quello che mi ha detto mia madre, che mi ha insegnato ad Algisa. Bisogna prendere un pochino di impasto, va bene, prendo un pochino di più. Prendiamo un po' di impasto, questo, e lo buttiamo all'interno dell'olio. E lo dobbiamo lasciare sempre all'interno dell'olio. Così controlliamo quando sarà pronto, quando inizierà ad essere a temperatura giusta. Nel frattempo saluto Antonio Sergio Vaccari Caccavo.
Da Rio de Janeiro, ciao a tutti, come state passando questo periodo? Spero tutti bene, spero siate tutti bene. Vado un po' avanti a leggere un po' di commenti, vediamo se avete fatto qualche domanda. Grazie Italia per le stelline che hai scritto. Le stelline scritte purtroppo non valgono, sarebbe stato bellissimo, però purtroppo non valgono. Devi premere in basso, vedi in basso qui, dovrebbe essere più o meno qui. Cioè, a fianco alla casellina del testo c'è un'icona che è raffigurante una stellina. Tu premi lì e decidi quante stelline inviarci. A molte persone Facebook ne sta regalando 50, 100, 200. Però, un attimo che stanno arrivando altri commenti. Li leggo tutti. Cerco di leggerli tutti. Se, quelli che non sono riuscito a leggerli. Ah, Franca dice riparalo con la pasta restante. Allora, adesso ci dobbiamo spostare di là, perché l'olio è pronto. Mi sposto. Grazie Anna del bravissimo di incoraggiamento, che sono un po' una chiavica. Diciamo che mi sono un po' improvvisata a fare queste dirette di cucina. Scusate il casino là. No, forse è meglio se mi sposto a questo fuoco, ovviamente più basso. Lo tengo basso e mi sposto qui perché così riuscite a vedere meglio, giusto? E buttiamo i primi dolci. Grazie Francesca Scalise che ha inviato 50 stelline. Vediamo che un commento. Puoi vedere l'olio è pronto mettendolo stuzzicadenti. Sì, esatto, Anna, vero, l'ho fatto l'altra volta questo procedimento. Oggi mi sono dimenticato, oggi l'ho dimenticato. Vado a prendere un attimo un'altra pirofila per... No, prendo un piatto con della carta assorbente, una carta per fritti, eccola. Grazie mille per le stelline che avete inviato. Oggi abbiamo battuto ogni record. 700 stelline, 699 stelline, che equivalgono a circa 7 dollari, no, 7 dollari più o meno. 7 dollari che quanto sono in euro? Almeno diciamo ci siamo ripagati della spesa che abbiamo sostenuto per gli ingredienti. Grazie mille. Devo abbassare l'olio perché altrimenti si bruciano fuori e dentro rimangono crudi. Perfetto. Qua stanno cuocendo, vediamo che cosa sta scrivendo. Niente ancora. Devo cercare di riparare quel sofficino, quel sofficetto, quel sofficione rotto con una toppa. Ci sto facendo una toppa con un po' di impasto rimasto. Vediamo cosa ne esce. Lo friggiamo per ultimo. Ci faccio l'impanatura e la frittura per ultimo, così voglio vedere se riusciamo a salvarlo. Ah, ciao Mary, amica di mia madre da Latina. Addirittura mia madre ha amiche a Latina, ad Algisa. Vediamo se. Ecco qua. Lo giro, vedete, si vede? Si vede bene? Ciao Rita! Rita che si è collegata. Si vede bene, ditemi se si vede bene, altrimenti mi sposto. Natascia, ovviamente, se li fai, mandami le fotografie in privato. Voglio vedere come. Magari scambiamoci qualche consiglio e raccontami un po' che ricetta hai. Che ripieno hai fatto. No, allora, vi spiego velocemente il procedimento per la preparazione di questi. Sofficiotti, sofficetti, sofficini, sofficini. In versione calabrese abbiamo utilizzato 400 ml di latte, 15 g di burro, un cucchiaino di sale, l'abbiamo fatti sobbollire leggermente. Appena hanno iniziato a bollire, abbiamo spento il gas e buttato dentro 400 ml di latte. Poi abbiamo cercato di far raffreddare questo composto. E lo abbiamo steso con un mattarello facendo uno spessore di circa 3 mm e poi l'abbiamo farcito a piacere, a nostro piacimento, con i prodotti tipici locali, tra questi anche la provola, la salsiccia, i broccoli, l'anduja. Ciao Rossana, ciao Olga.
Sì, è vero Olga, sì, c'ha ragione, devo passare, la prossima volta proverò a passarli anche nella farina, prima di passarli nell'uovo. Quindi farina, poi uovo e poi per ultimo il pan grattato. Perché effettivamente io lo faccio con le cotolette di pollo, l'impanatura viene molto meglio con l'impanatura prima. Mario, li tolgo, dice che si bruciano. Ma sono cotti. No, non vorrei che dentro fossero crudi poi. Mi devo prendere qualcosa che giri. Uso una forchetta, no? Ho sbagliato a dire la ricetta. Allora, la ricetta è 400 ml di latte, 200 g di farina 00, 15 g di burro, un cucchiaino scarso di sale. L'ho scritta qui. Come vedete, l'ho scritta. L'ho ripetuta. E poi l'abbiamo farcita. Va bene, io adesso questi dolci li tolgo. Sì. Li tolgo perché sono 2 secondi, li tolgo. Una scumarola, una scumarola. Questa che ci hanno regalato la volta scorsa gli amici dell'Outlet del Casalingo. E adesso mi avvicino questi. Tolgo questi con la scumarola. Questi sono quelli dolci con la cioccolata. Adesso quelli dolci li spolvereremo con dello zucchero a velo. Nel frattempo buttiamo altri due a sorpresa, diciamo, perché non so quelli che sono capitati qua dentro. Quindi questi qua con lo zucchero a velo. Subito, sposto un attimo di qua. Ci siete? Sì, allora Antonella, la ricetta è anche nella descrizione del post, però la scriveremo anche nei commenti, non ti preoccupare. Anche nei commenti, per chi lo vuole, inseriremo il link per acquistare la formina che abbiamo utilizzato, che serve anche per i ravioli. Eccola qua, che si chiude, che aiuta a tagliarli e a fare la forma. E questi qua sono quelli dolci. Questi sono quelli dolci. Me lo mangio uno. Fra poco me li mangio tutti, non vi preoccupate. No, Cinzia, non mi brucio. Grazie mille per l'attenzione, per l'apprensione. Prova a girarli questi, che dite? No, ancora ci vuole. Ho sbagliato un po' l'impanatura, è un po' grezza, diciamo, l'impanatura, però diciamo che ci siamo, no? Che dite? Che dite? Se vi piace questa ricetta, supportateci inviandoci qualche stellina. Ci Ah, lo zucchero si mette quando sono freddi. E mo ce lo mettiamo un altro pollo. Non lo sapevo. Antonello, l'ho comprato su Amazon, ti metto il link, ti rispondo al commento appena finisco la diretta, così potrai comprarlo pure tu. Io oggi lo faccio qualche danno. Oggi lo faccio qualche danno. Giro. Devo prendere un altro piatto per mettere questi salati perché non li voglio confondere. Ecco un altro piatto. Grazie Antonella. Sì, Rita, c'è gente che va al mare. Infatti oggi sono arrivati un sacco di fotografie e di video di persone andate al mare.
Loro vanno al mare e noi friggiamo. Il fritto è una filosofia di vita. Vero. Allora, no, va bene, sono qua. Ok, vedi? Vedi, infatti Beatrice la pensa come me, perché va bene anche quando sono caldi. Anche, soprattutto, se sono caldi, potevamo fare una cosa ancora più porchigna. E metterci lo zucchero semolato sopra. Non lo posso fare, perché altrimenti lo zucchero del cioccolato più lo zucchero fuori ti fa più energia alla capo, quindi non vogliamo rischiare, perché già io di testa normale non ci sono. Allora, esatto, Aldo pure. Usa la pinza per girarli. Ecco la pinza, io c'ho tutto, però non li uso. Sono quasi cotti, questi primi salati sono quasi cotti. Sono quasi cotti, fra poco li togliamo. Vedete, non si sono aperti, mi è andata benissimo fino adesso. Non si sono aperti, adesso li scolo un po' con la scumarola che ci hanno regalato la volta scorsa gli amici dell'outlet casalingo. A me piacciono ben cotti, non so a voi, ma a me piacciono molto, molto cotti. Ad alcuni no, però a me personalmente piacciono quando sono belli 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 dorati e croccanti, quasi quasi bruciati. Ne butto altre due. L'olio è un po' troppo caldo forse, che dite? Questi sono i primi due salati, si vede? Grazie Antonella. Grazie Beatrice, grazie Francesca, però non invia nessuno, nessuno invia stelline, perché se ci inviate stelline ci fate un favore grandissimo, dai che arriviamo a 700, magari arrivassimo a 1000, però dai che oggi a questa diretta arriviamo a 700 stelline. Qua questo l'ho rattoppato, guardate, scusate, ho fatto un danno, questo qui l'ho rattoppato. Utilizzando, come ci ha scritto, non mi ricordo chi, Beatrice. Beatrice mi ha suggerito di rattopparli con un po' di impasto rimasto. È un po' sgorbio. Sì, Francesca, adesso apro quelli dolci. Adesso li apro tutti. No, però questo qui si sta un po' lasciando andare. Mo' vediamo come viene. Mo' lo impanno. Adesso devo girare questi. Tra qualche istante spostiamo l'inquadratura e li apriamo tutti e vediamo dentro come sono venuti. Mancano gli ultimi due da cuocere. Io diciamo quello monco non lo cuocio, per sicurezza. Sì, Antonella, si possono cuocere anche al forno. E Francesca ci ha inviato altre 50 stelline! Siamo arrivati a quasi 750 stelline, grazie mille. Grazie, grazie, come ti chiami? Stella. Scusate, ma lì al cellulare non vedo bene, devo vedere lì all'altro monitor. Tra poco li apriremo tutti. Qua ci sono i primi due. Nel frattempo, se c'è qualche vicino che sta guardando, Stella, dove abiti? Se abiti qua vicino, te li porgo volentieri. Magari vieni a raggiungermi e così ci dici in tempo reale, in diretta, come sono. Se sono buoni, perché magari io ho fatto tutte queste chiacchiere, magari fanno pure un po' pena. Sapete che faccio? No, non lo rischio, lo butto un altro. Beatrice, altre 50 stelle, grazie mille. Grazie Beatrice. Se ci sono 50 stelline, per voi forse possono sembrare poche, però per noi sono tantissime. Grazie mille, perché una stellina ciascuno ci danno un grandissimo supporto. Perché come vedete noi su Facebook, sulla pagina, cerchiamo di puntare sui contenuti di qualità. E purtroppo la qualità a volte non paga economicamente. Non abbiamo grandi sponsor, facciamo tutti quanti da soli. E poi principalmente cerchiamo di sostenere le attività del territorio. Come vedete abbiamo fatto un sacco di video in giro per supportare le riaperture. Video che abbiamo girato gratuitamente, volentieri, e ci siamo molte volte, per molte occasioni ci siamo proposti noi volontari per andarli a girare. Io mi sono bruciato, magari mi serve.
Ho messo il dito nell'olio bollente, mi sono fritto il dito. Mi sono fritto il dito. Infortunio in diretta. Quindi mo lo metto così e non mi ci frica. Mi sono fritto il dito. Avevo detto che un danno lo facevo. E l'ho fatto. Passerò la puntata così. Con il dito sotto l'acqua. Perché mi sono bruciato. Comunque un pezzo mi è andato. Ho messo il dito nell'olio. Allora. Aldo, al forno mi hanno detto che vengono pure buoni, perché basta metterli in una pirofila, metterci un filo d'olio sopra e poi metterli in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Io sinceramente li preferisco fritti, perché una volta che facciamo, io sono dell'idea che una volta che facciamo una cosa la facciamo buona, facciamo bella fritta e ne scialamo. Oh, mi si sta per formare la bolla, vi farò vedere in diretta la bolla. Se mi mandate altri 50 stelline faccio vedere la bolla. Grazie Katia, grazie Katia. Andrea dice di mettere il burro sull'ustione. Metto il burro sull'ustione, così. Metto il burro. Come lo devo fare così? Mi sono bruciato. Mi sono bruciato veramente, ho infilato proprio il dito quasi per intero. Cioè la punta del dito. Che fesso. Che fissa. L'ho fatti pure bruciare questi qua, mannaia la miseria. Andrea, comunque ci ho messo il burro, ma mi sa che qua si sta friggendo. Grazie Antonella, mi sa che seguirò il tuo consiglio, perché sto burro qua si sta scuogliendo e basta. Sa ciò che mi dice Andrea. Grazie a tutti. E mi sono zivato pure le mani. Andrea, ma che mi fai fare? Io l'ho bruciato pure questi. Io libero lo spazio qui al ripiano, sul ripiano. Oppure dite che rischiamo e... rischiamo e l'ultimo lo impano e lo friggo, va? Quello che avete visto prima che si è rotto, l'ho rattoppato un poco, perché tanto il danno l'abbiamo fatto, non penso che di fare un altro danno, mannera miseria. L'ho rattoppato, adesso lo impano. Vedo tanti commenti, adesso vengo a leggere. Sì, Maria, anche io conosco il metodo dell'aloe, vero, vero. Penso che sia il più efficace. Togliamo quest'ultimi. Adesso friggiamo quello che si era aperto. Quello che si era aperto, vediamo com'è venuto alla fine. Ok. Vediamo se, utilizzando la toppa che ci ha detto Beatrice, che ci ha consigliato Beatrice di utilizzare, non si aprono. Questo è l'ultimo. Io nel frattempo mi sposto avanti. Antonella suggerisce di usare la patata per l'ostione. Beatrice, sì, l'ho fritto, l'ho messo in frittura. Adesso però vi faccio vedere. Caccio un po' di sto bordello che ho fatto. Scusatemi la sporcizia. Antonella, pensavo che dicessi fai la prova a cuocerlo in padella al mio dito. Però qua, questo qui che era, diciamo, monco, per fortuna non si è aperto e sta venendo bene. Quasi quasi viene meglio degli altri. Allora, però, mettiamo quelli che sono appena sfornati qui, cioè che sono appena tolti da là. Un poco di... ci tolgo sto bordo, scusatemi, sono disordinatissimi. Allora, tagliamo questi dolci. I dolci sono i miei preferiti in assoluto. Vediamo. Aspetta che un attimo che devo girare qua, che sennò lo brucio.
Taglio. È ancora caldo. Vediamo come sa. Anche se non ho messo soltanto un cucchiaino di cioccolata, però sono venuti belli ripieni lo stesso. Apriamo quelli salati. Un attimo che mi libero della carta assorbente. Io uso le mani così come. Sono senza assistente, sono da solo, speriamo un giorno di avere un assistente. Prendo un'altra forchetta, faccio un'altra girata veloce a questo, anzi forse lo devo proprio togliere. Sì, vabbè, lo tolgo qua. Così mi tolgo il pensiero. Ok, apriamo quelli salati. Vediamo quelli salati come sono. Qua l'apriamo. Bruciano. Brucia, brucia. Che ne so. Tagliamo questo. Ah, broccoli e salsiccia. Guardate che meraviglia. Vedete, con la provola. Con la provola filante dentro. Si vede? Antonella, devo chiamare mia madre ad aiutarmi. Apriamo un altro, vediamo questo che è un co cosa. No, un altro brocco e salsiccia. No, questo è broccolo e nduja. Che ci aveva suggerito broccolo e nduja, Antonella? Lo prendo con le mani. Guardate che bello, broccolo e nduja, ricotta. Poi c'è quest'altro, vedete? Vedete com'è filante? Broccoli e salsiccia. Poi non ne taglio più, no? Non ne taglio più, vero? Va bene così? Che ora abbiamo fatto? Scusate, abbiamo un'ora. Grazie per essere stati insieme a noi quest'ora di diretta. Vi ripeto la ricetta per fare 10 di questi. O questi, guardate, mamma mia che profumo. Però io mi mangio quello dolce, lo devo finire. Oh, buonissimo. Beatrice, allora con questa ricetta ne vengono 10, però voi potete raddoppiare o triplicare le dosi per farne quanti ne volete. Potete mettervi una domenica come me, vedete in un'ora fate tutto, li friggete, li stendete, altrimenti, sì, l'ho chiuso il gas, altrimenti se volete li preparate, ne preparate quanti ne volete e li potete surgelare, ecco come dice Andrea. Si possono surgelare, quindi diciamo che in mezz'oretta potete farne quante ne volete, li surgelate e poi li mettete da parte e poi li. L'olio l'ho chiuso. L'olio l'ho chiuso, sì, l'ho chiuso l'olio. Grazie. Ciao Luisa da New York. Quindi li surgelate e li utilizzate quando volete. Ovviamente questa è una ricetta, diciamo, alternativa che abbiamo voluto preparare. Calabrese con prodotti calabresi, quindi con la provola nostra silana, con i broccoli, la salsiccia, tutto locale. Altrimenti, se non vi va di fare questa
sfacchinata, diciamo, ma non è ancora, è un, diciamo, una cosa allegra se si fa in famiglia, anche con i bambini, perché questo impasto, come vedete, sembra plastilina, quindi con i vostri bambini potete anche in un certo senso giocarci, no? E passare una giornata insieme in maniera diversa, anche educativa, diciamo, perché così fate scoprire cose nuove, fate scoprire come vengono fatte magari alcune cose che poi possono essere anche comprate al supermercato. In un attimo potete comprarle, quelle del supermercato sono ottime comunque, però se volete farli ogni tanto a casa potete anche farli. Allora, vi metto il link fra poco a chi me l'ha chiesto, il link con questo aggeggio per acquistarlo e per fare le formine, altrimenti potete utilizzare anche una tazza per fare la forma. Ciao Elisa da Filadelfia. Vedete, una tazza del genere, del diametro, di un diametro abbastanza largo, perché poi vedete, un diametro abbastanza largo, però fate le forme con questo e poi dovete chiudere a mano e dovete fare attenzione, mentre con questo, vedete, poggiate qui, lui fa la, poggiate qui, guardate, poggiate qui dentro il dischetto, si fa la forma, bagnate un po' i bordi, chiudete ed è fatto, ed è facilissimo, velocissimo. Oltre a questo, questo in origine è una forma per una formina per fare i ravioli, però potete utilizzarla anche per fare questo oppure per fare i panzerotti. Io, visto che ci sono, questo con l'anduia, chi ce l'ha proposto? Beatrice, mi pare, questo con l'anduia, dobbiamo proporlo alle grandi aziende di farla questa cosa qua, potrebbero farla, vediamo come sarà questo anduia, broccoli e ricotta. Sono buoni, provateli, cioè nel senso fateveli da soli, non provate questi, fateveli da soli e provateli. Oh, buono. Ciao Vanessa, ciao Beatrice, grazie mille a te per i consigli che mi hai dato in diretta, per le stelline. Sì, così, che dice Andrea, così? Va bene, io devo chiudere, siete ancora in tantissimi, state guardando a me chiamando. Se vi è piaciuta la diretta, condividete con le stelle. Aiuto, è piccante. Un po' di birra ci vuole. Dicevo, è piccante. Se vi è piaciuta la diretta, condividetela con i vostri amici, inviateci stelline, potete farlo anche la... Sì, la Nutella. Mi distrago, scusate. Allora, se vi è piaciuta la diretta, condividete con i vostri amici, lasciate tanti mi piace, commenti, cuoricini e soprattutto stelline. E potete inviare stelline anche dopo aver inviato, dopo la diretta. E, insomma, effettivamente, come diceva Aldo, dopo l'anno da cioccolata, questo qui, insomma, però diciamo, siamo rifatti la bocca, sono buonissimi, veramente, provateli a fare. Broccoli, salsiccia e ricotta. Poi ne abbiamo fatto altri con broccoli e salsiccia. Ciao Carmela. Grazie a tutti per quelli che sono connessi adesso, però si scriccolano. Nonostante si stiano raffreddando, scriccolano ancora. Mi dispiace per tutti quelli che hanno visto la diretta fino adesso, sono collegati soltanto adesso, però adesso io chiuderò e voi potrete rivedere la diretta da capo, così vi spiegherò i procedimenti. Ciao a tutti, ciao Beatrice, ciao Carmela, ciao Aldo, ciao Luisa, ciao Daniela, ciao Antonella. L'ho detto due volte? No, l'ho detto tre. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao.